Un giorno non definito, in un tempo remoto, in chissà quale parte del mondo, quattro monaci stavano percorrendo il sentiero che dal villaggio li avrebbe condotti al loro eremo, un luogo di pace e solitudine, lontano da tutte le distrazioni della vita sociale. Prima di partire, avevano barattato alcuni manufatti da loro costruiti, con delle provviste sufficienti per trascorrere alcuni mesi in questo luogo solitario e pacifico, di modo che, una volta arrivati lì, potessero dedicarsi alla sola meditazione e contemplazione. Circa a metà strada, però, uno di loro si accorse che mancava una scatola di provviste. Probabilmente l'avevano dimenticata in uno dei tanti negozietti visitati. Dunque i quattro si fermarono, si misero al riparo sotto un grande albero dalla folta chioma ed iniziarono a discutere sulla necessità di recuperare quei viveri. Poi, ad uno di loro venne un'idea. Avrebbero raccontato quattro brevi storie. Colui che avesse raccontato la storia meno coinvolgente sarebbe dovuto andare a recuperare la scatola mancante. I monaci accettarono e si prepararono a narrare le loro storie più belle. Si misero in cerchio intorno ad una roccia liscia. Uno di loro accese il fuoco, sul quale mise a scaldare dell'acqua per preparare una tisana. E mentre sorseggiavano la loro bevanda al gusto di menta, camomilla e malva, il primo cominciò a narrare. C'era una volta un allievo alle prime armi, che ormai da qualche mese stava prendendo lezioni da un grande maestro che viveva in una grande risaia ai margini di un piccolo villaggio di contadini. Un giorno il grande maestro porse al suo allievo un cesto con all'interno 10 chili di riso e gli disse di trasportarlo fino al lago che distava alcuni chilometri. Una volta lì, avrebbe dovuto riempire il cesto con quante più pietre lisce fosse riuscito a trasportare, senza perdere nemmeno un chicco di riso. Il lago era famoso per le sue bellezze naturali, la straordinaria vegetazione, la bellissima cascata e soprattutto per le sue pietre grandi e lisce che ornavano i bordi del lago. L'allievo si mise in viaggio sicuro di sé. Il cesto di riso non era poi così pesante e la missione non gli pareva poi così difficile. Aveva dovuto affrontare sfide ben più impegnative. Una volta giunto alla cascata, il ragazzo si mise a raccogliere le pietre, ma ben presto si rese conto che lo spazio era davvero poco. Così raccolse 3 o 4 grandi pietre lisce e si rimise in marcia verso la risaia. Il cammino del ritorno fu decisamente più difficoltoso. Il cesto pesava molto di più ed il terreno allagato, nei pressi della risaia, faceva sprofondare i suoi piedi ad ogni passo. Nonostante questi impedimenti, il ragazzo tornò dal maestro e gli mostrò il contenuto del suo cesto. «Non sono abbastanza», disse il maestro senza scomporsi più di tanto. «Devi recuperare più pietre lisce». Il ragazzo tentò invano di spiegare
che non ci fosse abbastanza spazio, ma il maestro aveva ormai abbandonato l'atrio della sua casa ed aveva ripreso a coltivare il riso. Così il ragazzo si rimise in marcia, interrogandosi su cosa potesse fare per creare più spazio in quel cesto. Una volta tornato al lago, pensò di liberarsi di parte del riso che portava con sé, in modo tale da fare spazio alle pietre che doveva recuperare. In questo modo, riuscì a mettere nel contenitore ben 6 pietre lisce. Sperando di non essere scoperto, tornò a mostrare il risultato del suo lavoro al grande maestro, il quale, senza neanche attendere che il ragazzo mettesse piede all'interno della baracca, gli consegnò un altro recipiente contenente i soliti 10 kg di riso e gli disse di non provare più ad offendere la sua intelligenza in futuro. Il ragazzo, mortificato, tornò al lago e, ormai affranto e stanco, pensò a come potesse risolvere questo problema. Poi improvvisamente ebbe un'intuizione. Decise di svuotare il contenuto del cesto all'interno di una grande foglia e di riempire il contenitore vuoto con quante più pietre riuscisse a far entrare. Ne raccolse ben 8 e solo in seguito riempì nuovamente il recipiente con il riso messo da parte e con sua grande sorpresa riuscì a far entrare tutti e 10 i chili di riso che doveva trasportare. In effetti, il riso si adagiava in ogni angolo ed anfratto non occupato dal volume dei sassi. Così stanco, ma rincuorato, il ragazzo tornò a passo svelto verso la risaia. Questa volta il maestro lo guardò e gli disse: «Ben fatto, ragazzo». «Maestro», chiese l'allievo, «posso sapere per quale motivo mi hai fatto riempire un contenitore di riso con delle pietre?» «Per farti arrivare a comprendere che stavi sbagliando tutto», rispose il maestro. Poi continuò: «Vedi, il contenitore rappresenta lo spazio che sei in grado di dedicare alle cose. Il riso rappresenta tutte quelle piccole, insignificanti problematiche che andrai ad affrontare giorno dopo giorno, mentre le pietre rappresentano le cose davvero importanti, quelle significative. Se tu ti ostini a lasciare che le piccole ed insignificanti cose prendano tutto lo spazio che possiedi, avrai poco spazio da dedicare alle cose davvero importanti. Se invece darai la precedenza alle cose importanti, ti renderai conto che le cose di piccolo conto andranno ad occupare solo un ruolo marginale del tuo spazio vitale. Solo in questo modo darai la giusta importanza a quello che ti circonda». Il ragazzo salutò il maestro e lo ringraziò per la lezione, pronto ad affrontare una nuova sfida il giorno seguente. Finito di raccontare questa storia, tutti i monaci si guardarono tra loro compiaciuti. Questa storia era piaciuta molto, ma dovevano sbrigarsi. Il sole, ancora alto nel cielo, a breve avrebbe cominciato la sua discesa. Ecco che prese la parola il secondo monaco. Dopo aver sorseggiato la sua tisana, guardò verso l'alto, tirò un sospiro e prese a raccontare.
C'era una volta un piccolo villaggio incastonato tra i monti. Lì dove le nuvole toccavano il terreno e l'aria era così limpida e leggera. In questo villaggio riposava da secoli un maestoso gigante di pietra che dormiva immobile con la schiena appoggiata ad una grande montagna. La leggenda narrava che se il gigante si fosse svegliato, la sua ira si sarebbe abbattuta sul villaggio ed i suoi abitanti, e tutto sarebbe andato distrutto. Per scongiurare questo avvenimento, gli abitanti del villaggio ogni domenica portavano in dono al gigante dormiente ogni tipo di bene. Chi portava qualcosa da mangiare, chi portava degli oggetti preziosi e chi portava proprie creazioni fatte a mano. In questo villaggio viveva una bambina molto povera, che non avendo cibo o oggetti preziosi, si limitava a portare al gigante dei fiori che coglieva lungo il tragitto. La bambina era solita arrampicarsi fino alla sommità della testa del gigante e posizionava i fiori in modo da creare una decorazione per la sua acconciatura. Ma la bambina non si limitava a questo. Una volta lasciati i fiori sul capo del gigante, sedeva sulla sua spalla e cominciava a raccontargli storie avventurose di come loro due insieme fossero i protettori del villaggio, impegnati a difenderlo da grandi creature estranee. La bambina si immaginava in piedi sulla sua spalla, mentre il gigante marciava contro ogni sorta di minaccia per il villaggio. La bambina non credeva alla leggenda che vedeva il gigante come una fonte di pericolo e per questo veniva continuamente rimproverata dai suoi genitori e dal capo del villaggio. Un giorno però accadde l'imprevedibile. Il gigante si svegliò. Immediatamente tra gli abitanti del villaggio scoppiò il panico. Tutti fuggivano e cercavano di rintanarsi nelle proprie abitazioni. La bambina rimase immobile, convinta di essere stata la causa del risveglio del gigante. «Te lo avevamo detto», le dicevano gli abitanti, indicandola come colpevole della situazione. Il gigante iniziò quindi a camminare verso la bambina. Mentre tutti si allontanarono, la bambina non fu in grado di fare neanche un passo. Una volta arrivato vicino a lei, il gigante alzò il suo enorme braccio e con la mano andò a staccare uno dei fiori che aveva ancora incastonato nella sua testa. Con un movimento lento lo porse alla bambina, che lo accettò con un grande sorriso stampato sul volto. Da quel giorno, il gigante continuò a girovagare tra le case del villaggio, raccogliendo di tanto in tanto dei fiori, che regalava poi ad ogni abitante in segno di riconoscimento per tutti i doni ricevuti in passato. Il capo del villaggio, riuniti tutti i cittadini, disse loro: «Oggi abbiamo imparato una grande lezione. Alle volte le nostre paure e i nostri timori sono legati a leggende infondate, create centinaia e centinaia di anni fa. Abbiamo anche imparato dalla nostra giovane amica che la fiducia e la gentilezza possono superare il timore e la paura». La bambina, con il suo viso radiante, si avvicinò al gigante e gli sussurrò qualcosa all'orecchio. Il gigante annuì e si inginocchiò per permettere alla bambina di salire sulla sua spalla. Quel giorno,
anche la bambina imparò una grande lezione. Il villaggio non doveva essere protetto da minacce esterne, bensì dalla paura e dall'incomprensione. Una volta che il monaco ebbe finito di raccontare la sua storia, si guardò intorno e vide che i suoi compagni riuscivano a stento a trattenere le lacrime, profondamente colpiti da questa storiella. Mentre il sole continuava a percorrere il proprio arco nel cielo, anche il terzo monaco si accingeva a raccontare la sua storia migliore. Ormai terminata la sua tisana, poggiò la tazza vuota su quella pietra liscia, incrociò le braccia, chiuse gli occhi ed iniziò a raccontare. C'era una volta un piccolo villaggio dai borghi ben tenuti e curati. Le stradine correvano sotto archi decorati da vasi di fiori e fregi, ed i balconcini si affacciavano su piazze con fontane e piccole statue. Nel villaggio si conduceva una vita serena e tranquilla, ma in questi luoghi vi era una particolarità. La leggenda narrava che un potente mago avesse lanciato un sortileggio su questo villaggio, per cui da quel giorno tutti avevano smesso di parlare. Si comunicava solo attraverso gesti, sguardi e sorrisi. Un giorno, mentre il villaggio si adagiava nella sua quiete silenziosa, un cantante ambulante si presentò nel paesino. Il ragazzo aveva con sé solo una chitarra ed una bella voce potente, e nonostante non riuscisse a comprendere il perché nessuno rispondesse alle sue domande, senza esitare, si posizionò in un punto strategico della piazza più grande. Iniziò quindi a suonare la sua chitarra ed a cantare canzoni conosciute in tutta la nazione, nella speranza di racimolare qualche moneta. La musica percorreva le viuzze, si arrampicava sui balconi delle case ed entrava dalle finestre, arrivando all'orecchio di tutti gli abitanti. Immediatamente tutti gli abitanti del villaggio si ritrovarono riuniti di fronte al giovane cantante, che non aveva mai avuto così tanto pubblico in vita sua. Il cantante, alla vista di tutta quella gente, cominciò a cantare più forte e più energicamente. Le canzoni erano così avvincenti e così conosciute che lentamente le persone si ritrovarono a canticchiare le melodie insieme al cantante di strada. Poi, sempre di più, fino a quando le parole iniziarono a fluire liberamente, come un torrente in piena. Il villaggio fece festa fino a tarda sera e le persone ritrovarono la gioia di comunicare tra di loro. Quasi all'unisono si resero conto che non c'era alcuna ragione reale per cui avessero smesso di parlare. Era stata solo una tradizione silenziosa che nessuno aveva mai osato rompere. Dentro le loro case, tra amici e familiari, le parole erano rimaste vive, ma per chissà quale ragione tutti avevano smesso di comunicare all'esterno. Il canto del menestrello aveva risvegliato le voci degli abitanti e ora parlavano, condividevano storie, speranze e sogni.
avevano scoperto che il silenzio era prezioso, ma la parola aveva il potere di connettere, ispirare e unire. Il ragazzo andò via con poche monete, ma con il sorriso sul volto per aver avuto così tanto pubblico e successo, inconsapevole del dono preziosissimo che aveva fatto a quel piccolo e meraviglioso villaggio. Quando il terzo monaco terminò di parlare, il sole stava per raggiungere l'orizzonte ed i suoi raggi accecavano la vista di chi lo aveva di fronte. A quel punto il quarto monaco si alzò e disse: «A quanto pare devo andare io a recuperare le provviste dimenticate, meglio che mi metta in marcia». Gli altri monaci si guardarono incuriositi. «Non vuoi nemmeno tentare di raccontare la tua storia?» disse uno di essi. Ma il quarto monaco aveva già preso la via che conduceva al paesello sottostante. E mentre scendeva a passo veloce, stando attento a dove metteva i piedi, nella sua mente pensava: «Che sciocchi! La storia più bella è quella che vivrò personalmente nella mia prossima avventura».